si è fatta una vesta scollata. Ti ha capatosta. Devo sempre essere con l'adrenalina a palla. Mi disse con questa voce stupenda sua: "You dance very well." Io quando la canto mi emoziono. Ho riscoperto la mia canzone. No, no, non è mai routine. Il giorno in cui diventerà routine, metto dietro una scrivania e metto a fare forse il talent scout, che ne so, come si usava una volta a dire il talent scout. Insomma, no, no, la routine no, la routine è terribile, no, per amore di Dio. Io devo sempre essere con l'adrenalina a palla, devo sapere che devo conquistare il pubblico, ecco. Tutto sta nell'avere una lunga panchina. La scaletta è una squadra, no? Questa vince, questa fa da ottimo portatore, un grande mediano, e ogni tanto qualche calciatore è stanco, per cui fortunatamente una panchina molto lunga. In scena vanno dei grandi calciatori, grandissimi calciatori. In panchina c'ho dei fuoriclasse, e questo è il motivo per cui provo sempre un'ebbrezza, sento subito, no, l'umore del pubblico, magari cambio la scaletta mettendo una canzone al posto di un'altra, perché sento che magari stasera funziona meglio di ieri o di domani. È la capatosta. È la capatosta. Nel senso che è la volontà e la disciplina che mi è stata tramandata da grandi maestri. Qualcosa c'era sotto di mio. E sono bastati quei 4-5 grandi personaggi che ho avuto l'onore, il privilegio di frequentarli, e l'hanno tirata fuori. Mi ricordo sempre uno dei miei tanti maestri, la frase fu: buttati, ci sono io che t'acchiappo. È vero che devi imparare a ballare, devi anni a studiare. Sì, io è una disciplina anche quella, lo studio del canto, lo studio della danza. Mi piaceva, scoprì questo mondo nuovo grazie a una mia amica carissima ballerina che ballava a Canzonissima, e lei venne una sera a teatro e mi disse: che peccato che tu non balli, perché in scena ti muovi bene, domani mattina ti aspetto alle 9 in sala di prove. Io pensavo che scherzasse, invece era vero, e l'indomani abbiamo iniziato questo percorso lungo che è durato dal 78 fino all'84. Sì, non mi chiedere perché, io accennavo a un passo di Tip Tap nello spettacolo di Streller, e lui alla fine volle conoscermi e mi disse con questa voce stupenda sua, un po' roca, così: "You dance very well." Io mi aspettavo che mi dicesse: "No, you play," no, come attore, "You dance very well." Dico: "Grazie, grazie maestro." "No, it's true, that's true." Boh, no, lui era detto da Nureyev, insomma. Ha un po' esagerato, io credo, comunque, vabbè. È stato riletto in tutte le maniere. Mandolini, archi, tamborri e quant'altro. Non si sa più come rileggerla questa canzone. Io penso sempre a quando è stata composta la canzone. Una chitarra, oppure il pianoforte, e la voce dell'autore. Adesso tocca asciugare, secondo me, riportarla alla sua vera natura. Cioè, io mi immagino sempre Bovio, dico per dire, o Murolo, Tagliaferri, questi meravigliosi, sommi autori, che si mettevano là, "Si è fatto una vesta scollata", e la cantavano con una chitarra, oppure si mettevano al pianoforte, oppure chiamavano un pianista. Cioè, scusi, metti che si notano con la chitarra. E difatti quando poi la asciughi così, come così una cosa grande in Malia, che è pianoforte, voce e flicorno, è un'emozione. Io quando la canto mi emoziono, perché ritorno allo stato brado di questa. Dico, forse è stata scritta così, però. Quello è stato un coraggio. Adesso ci penso, mi si accappona la pelle, come suol dirsi. Ma noi dobbiamo essere incoscienti, se no cambiamo mestiere. Bisogna lasciarsi portare da quella corda pazza, come direbbe Pirandello. Ovviamente non ce l'hanno tutti, quelli che l'hanno poi, ecco,
chi diventa cantante, chi attore, chi pittore, chi musicista. Quella corda pazza è importante per chi fa questo lavoro. Mi sono sempre buttato senza paracadute, però ho trovato sotto sempre una rete piena di rose e fiori. Faccio un disco inediti da 24 anni. Tutti inediti, da Fossati a il mio amico Pino Donaggio. Ho fatto, ma tu ormai solo con Brian De Palma lavori? No, no, quando vai? Io scrivo anche canzoni. Dico, perché non mi scrivi una canzone? Per cui c'è anche Pino, c'è Lauzi, una poesia di Lauzi musicata da Fasano. C'è Pino Daniele, ovviamente, c'è Mauro Pagani. E poi, ovviamente, ho riscoperto la mia canzone. Non la canzone, non è canzone, è una cosa. Una grande melodia napoletana.